amici, ben ritrovati su Rossini TV. Oggi siamo a Isola del Piano, una delle 50 per 50 capitali al quadrato. Questa è la settimana dedicata alla valorizzazione, alla promozione di, come sapete, ogni comune ha diritto a una settimana tutta dedicata agli eventi del luogo, e incontreremo questo tema, la donna rurale, ma incontreremo anche un poeta, un grande poeta, quindi ci immergeremo nelle atmosfere poetiche, come direbbe Carlo Bo, di Isola del Piano. Venite con me e seguitemi perché abbiamo tanti personaggi da farvi conoscere. E siamo qui su questa meravigliosa panchina che dà sull'infinito con Franco Arminio. Franco Arminio è un paesologo, è un titolo che racchiude tutta l'anima e tutta la sensibilità del paese e di chi ci abita. Però proviamo a chiedere a lui che cosa vuol dire essere un paesologo. Ma direi una forma di attenzione al paese, cioè a un luogo a cui spesso non danno attenzione neppure le persone che li abitano, quindi è proprio un esercizio di vicinanza nell'idea che abbiamo bisogno di paesi. E tra l'altro l'Italia è fondata quasi sui paesi, forse ce lo stiamo dimenticando? L'Italia soffre di una sorta di miopia geografica, pur essendo una nazione fatta in gran parte di paesi e di montagne, si percepisce come una nazione pianeggiante. Le politiche sono tutte centrate su Roma, Milano, sull'urbano, e così non è. Basterebbe pensare a quello che si fa in Baviera, in Svizzera, in Austria, dove la montagna è al centro delle politiche di quei luoghi. C'è una ricetta per far tornare i paesi, diciamo, nell'immaginario delle persone e farli ritornare nei cuori, per non farli dimenticare? Questa è una bella questione, perché si va via certo per ragioni economiche, per mancanza di lavoro, ma anche per ragioni culturali, perché c'è una sorta di percezione che tende a sminuire le opportunità che un paese offre e a enfatizzare le difficoltà di un paese. Quindi è fondamentale cambiare l'ottica. Ovviamente bisogna puntare sui ragazzi, bisogna far restare quelli che ci sono, far tornare qualcuno di quelli che sono andati via e magari anche far arrivare qualcuno che non c'entra nulla con questi paesi, quindi che dall'urbano appunto viene al rurale. Ecco, se mettiamo insieme queste tre azioni cominciamo a ragionare. Perché in effetti i giovani stanno un po' ritornando a strizzare l'occhio a questi paesini, complice anche la tecnologia che permette, come si dice, ai nomadi digitali di fare dei lavori anche, quindi tornando a ripopolare questi paesi. È un fenomeno purtroppo ancora, diciamo così, labile, non è molto forte, però sicuramente questo è una buona strada. Spero che la politica incoraggi appunto questa cosa, perché ripeto, sono i ragazzi che possono frenare lo spopolamento, cioè i figli li fanno i ragazzi, non è che li possono fare gli anziani, e se non si fanno figli comunque la popolazione cala, perché gli anziani muoiono, i bambini non ne nascono e quindi la curva demografica è sempre negativa. Lei ha elaborato una ricetta segreta che possiamo girare alle amministrazioni comunali per far sì che diano qualche aiuto, qualche incentivo? Io penso che sembra poco, ma già che un sindaco parli molto con i suoi ragazzi, magari organizza una pizza ad agosto quando tornano dalle varie città e gli dice dove state, cosa fate, e magari a qualcuno gli dice beh, quello che fai tu a Berlino lo potresti fare anche qui. Ecco, secondo me una maggiore vicinanza delle amministrazioni ai ragazzi dei paesi potrebbe essere utile. Carlo Bo diceva: le Marche vivono sospese dentro un'idea di poesia quanto mai libera. Beh, le Marche, cioè non solo Carlo, vabbè, Leopardi, ma c'è una... È una terra lirica sicuramente, è un paesaggio lirico, e il marchigiano è, diciamo così, una creatura mediamente lirica, anche un po', a volte un po' mesta, un po' silenziosa. Sono tutte
cose che è un po' vicine alla poesia. Il marciano confina con la poesia. Eccoci qui con Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano, questa sera però abbigliato in modo un po' meno ortodosso degli altri giorni. Sindaco, come procede questa settimana di 50x50 Capitali al Quadrato? Allora, ribadisco i ringraziamenti che ho fatto e che farò sempre all'amministrazione di Pesaro per avere coinvolto tutti i comuni. Questa è proprio una operazione lungimirante che ci fa sentire all'interno di un territorio, di un campanile, ma allo stesso tempo ci fa sentire in un fil rouge con tutti gli altri, no? E Isola del Piano, noi abbiamo deciso di dedicare tutto il 2024 alla figura della donna rurale e credo che con i complimenti che ho ricevuto anche da fuori regione e anche da fuori Italia per l'idea che abbiamo avuto, la soddisfazione è tanta. Stasera concludiamo con l'amico Franco Arminio, che siamo appena tornati da Fontecorniale, che è il comune di Montefelcino, ma dove ho tanti amici che ho voluto fargli anche loro godere della presenza di Franco Arminio. Stasera siamo qui a Isola, ieri sera abbiamo avuto Vandana Shiva e domani sera chiuderemo col botto, chiamiamolo tra virgolette botto, con l'Orchestra Olimpia, che dedicherà un concerto all'esterno del monastero di Montebello alla donna contadina. Poi avremo tutta una serie di eventi durante l'arco dell'anno. Però noi abbiamo avuto tutti i giorni eventi. Per esempio stamattina alle 6 a casa mia, 6 e mezza, si sono ritrovate delle ragazze che hanno fatto yoga. Poi con Andrina De Tommasi, colazione insieme, e poi alle 9 e un quarto con Andrina De Tommasi abbiamo ricordato Graziella Picchi. E il discorso che è venuto fuori è sempre quello: ma chi è la donna rurale? Allora lo dico io ho una zia che ha 100 anni, mia madre che ha 96, io dico da lì vengono le mie radici, viene il mio essere, viene come mi hanno formato e cresciuto. Però la donna rurale che io vedo sono le giovani, per esempio Maria Girolomoni, giovane imprenditrice della cooperativa Girolomoni, Serena Lunni, apicultrice, Gentil Verde, cioè questo le donne rurali. Però allo stesso tempo c'è anche Laura Battistoni, che fa la farmacista in un paese rurale ed è una farmacia rurale, cioè non dobbiamo pensare, sono la Noemi, la Teresa e la Marina che nel supermercato La Mimosa fanno un luogo d'incontro, un luogo di socializzazione con le anziane, e c'è gente che viene a comprare il netto delle mortadelle e sta un'ora lì. Ecco, quelle sono le donne rurali, quelli che capiscono e non guardano solo il business, ma guardano una rete sociale che mette insieme tutte le persone. E abbiamo qui una rappresentanza femminile, Adriana Cucinella, assessore alla cultura, a cui chiediamo un po' dopo questa settimana di Isola del Piano protagonista come proseguiranno gli eventi, ma prima vogliamo sapere dove ci troviamo. Allora, noi ci troviamo qui a Isola del Piano nel laboratorio di Tuto. Questo è un laboratorio storico che è stato aperto per tanti anni qui a Isola, dove Tuto appunto era il ceramista di Isola del Piano. Quando a Isola, anche prima di Tuto, insomma, c'erano tanti artigiani, era un paese molto vivo come tutti i paesi dell'entroterra. E noi in questa settimana abbiamo voluto aprire questi spazi per insomma renderli visitabili. Abbiamo fatto delle installazioni, delle esposizioni di donne che comunque vivono il territorio e vivono una ruralità un po' particolare, perché noi abbiamo esteso un po' il concetto di donna rurale anche alle donne che vivono il territorio e che curano quindi i luoghi, curano le relazioni e magari tengono vive e cercano di avere di conservare, di aiutare nella conservazione della memoria di questi posti, perché comunque le
si sa che comunque la donna di natura la donna ha una cura proprio nei confronti dei luoghi, delle persone, e quindi insomma appunto ci sono queste donne che hanno esposto lungo il paese nei vari spazi, al chiuso, all'aperto, dove hanno portato il loro modo di vivere la ruralità. In più ci sono anche delle foto, dei filmati, che anche questo filmato che state sentendo, che parla proprio della storia di Isola del Piano, parla di questi personaggi. Poi ovviamente noi abbiamo dato più l'attenzione alle donne, quindi alle donne e come hanno, cosa hanno lasciato, no? nel cuore e nella memoria degli abitanti di Isola, e che è un po' un qualcosa che vedi un po' in tutti i territori rurali, in paesini di campagna, che c'è, sai, il personaggio, no? Donne e uomini ovviamente, il personaggio, sai, di una volta che ha lasciato quelle, quando si vede la foto del nonno, dello zio, cioè quella cosa lì è molto bello, perché ti rendi conto che effettivamente la memoria resta, anche se poi queste persone magari non ci sono più. Anche perché ricordiamo che sono soprattutto le donne le vere custodi delle memorie. Sì, infatti è proprio questo. Sono le donne che fanno questo lavoro, tra virgolette, nel senso che comunque, anche se vedi nei canti, nelle danze, spesso in tanti popoli succede questa cosa, che sono tanto le donne che tramandano di madre in figlia quello che è il repertorio culturale di un luogo, ma soprattutto perché le donne sono portatrici proprio del sapere, della custodia, del lavoro anche manuale, il lavoro, quello che si fa insieme. Infatti spesso quando ci sono quei momenti di condivisione, spesso sono le donne che portano avanti un po' questi momenti, no? Che loro li propongono. Anche adesso alle giovani piace molto proporre queste cose. Se tu pensi ai corsi di cesteria, ai corsi qualsiasi cosa, lo dobbiamo dire, non me ne vogliono gli uomini, però noi donne siamo più, non so, propense a fare delle cose insieme, a condividere e a creare dei momenti di collettività. Ritorniamo un attimo alla prima domanda: come proseguirà questo anno? Allora, noi abbiamo, sì, in effetti diciamo la nostra intenzione era quella di non fermarci nella settimana della cultura, cioè dal 3 al 9 questa settimana qui che sta proseguendo, ma vogliamo continuare con gli eventi che avranno comunque come tema sempre la donna rurale. Vogliamo viverlo tutto l'anno questo tema, e quindi ci saranno dei momenti con Don Ciotti, anche, che parlerà, se non sbaglio, la fattoria della legalità. Queste sono tutte cose work in progress, ancora non sappiamo bene con me. Poi avremo degli eventi musicali e fino ad arrivare al 15 ottobre, che ci sarà la chiusura dell'anno, diciamo, della donna rurale, faremo anche una tavola rotonda dove faremo un dibattito appunto di questi concetti che stavo esponendo prima, cioè della donna rurale dell'importanza che ha sul territorio, insomma, della sua bellezza poi alla fine, no? Se vogliamo andare nel romantico. Amiche e amici di Rossini TV, questa bellissima serata sta volgendo al termine e abbiamo ascoltato la musica e abbiamo ascoltato la poesia di Franco Arminio, tutte dedicate al valore di Isola del Piano, ma soprattutto alla donna rurale. Voi continuate a seguirci perché vi portiamo come sempre nei luoghi più poetici della nostra provincia.